Ciao a tutti, oggi sono qua per fare un unboxing molto speciale perché mi è appena arrivata una box direttamente dal Giappone che non vedo l'ora di aprire insieme a voi. La box in questione è No Makeup No Life, una box del gruppo Tokyo Treat che contiene all'interno prodotti makeup, beauty. Ci dovrebbero essere fra i 5 e i 7 prodotti che riguardano la pelle, le mani, i capelli, accessori, insomma un prodotto per categoria. Come vi dicevo, questa box viene direttamente dal Giappone, è una box mensile che ha un prezzo di $29,99, incluse le spese di spedizione. Purtroppo non so dirvi molto riguardo le tempistiche di spedizione perché purtroppo non mi hanno avvisata nel momento in cui è partito l'ordine, quindi non saprei darvi un tempo preciso. In ogni caso troverete maggiori informazioni sul loro sito che vi linkerò qua sotto in descrizione. Ma ora apriamo questa box. Ho fatto tanta fatica ad aprirla insieme a voi, ad aspettare questo momento perché ero gasatissima. Sapete che quando c'è qualcosa che riguarda il Giappone io non posso attendere. Pronti? Voilà! Wow! È molto scura all'interno, non so perché mi aspettavo qualcosa di super colorato. Innanzitutto c'è un dépliant, adesso non vorrei fare spoiler, dove dovrebbero essere elencati infatti tutti i prodotti, quindi scopriamoli pian piano. La prima cosa che vedo qua sopra penso sia una maschera viso. Se avete visto il mio ultimo video riguardo i preferiti dell'ultimo periodo, che troverete nelle schede qua sotto in descrizione, saprete che sono al momento in fissa con le maschere in tessuto per il viso, quindi sono molto curiosa di provare questa. Questa maschera è del brand Art Mask ed è nella fantasia Sugar Skull, ovviamente ispirata ad Halloween e si illumina anche al buio, quindi non è soltanto una maschera idratante per la pelle, ma anche decorativa per certi versi. Al suo interno contiene collagene, estratti di erbe, è una maschera molto idratante per la pelle ed ha una profumazione di ciliegia. Molto importante secondo me è sì una maschera giapponese, ci sono le istruzioni in giapponese, ma anche in inglese, quindi sarà di facile utilizzo anche per chi come me, appunto, non mastica la lingua. In ogni caso, come vi dicevo poco fa, c'è all'interno un dépliant in cui sono spiegati tutti i prodotti, quindi se nel caso mancassero delle indicazioni o istruzioni, sicuramente saranno riportate nel foglietto. Andando avanti, ho visto questa cosa carinissima, è praticamente un dischetto morbidissimo con una stampa floreale, dovrebbe essere una tasca perché infatti serve per tamponare sul viso cipria o altri prodotti in polvere. Eccolo qua, è super morbidoso. Adesso io non ho niente sulla pelle, ma che morbido. È comunque 100% cotone ed ha una stampa veramente molto delicata. Non uso tantissimo questo genere di accessorio, però sicuramente fa la sua bella figura. Questo prodotto qua è molto particolare, come si può intuire dalla confezione, ha a che fare con i fiori di ciliegio, infatti si tratta di un'edizione limitata e dovrebbe essere un prodotto per lavarsi i denti a base di propoli e xilitolo, se non sbaglio, quindi tutti agenti comunque che vanno a pulire effettivamente la bocca. Mi aspettavo fosse, non so perché, in polvere, forse perché sono condizionata tipo dai lavadenti Lush. Invece sono delle bustine singole che contengono appunto del liquido. In realtà più che un lavadenti barra dentifricio che io mi ero immaginata, penso sia proprio un colluttorio vista questa consistenza liquida e nelle istruzioni dice anche infatti di fare dei risciacqui in bocca per 20-30 secondi, quindi penso proprio che sia un colluttorio. Non ne ho mai provato uno di questo genere. Molto curiosa, sono veramente molto curiosa. C'è poi un prodotto dal packaging carinissimo, ovvero questo qua, che penso sia una sorta di gloss, rossetto liquido, comunque rosso, veramente molto acceso. E tra l'altro sopra c'è scritto Red Apple. Non so se c'entri qualcosa con la profumazione o esclusivamente con il colore, ma adesso lo scopriremo. Il prodotto all'interno si presenta in questo modo, è veramente molto carino, sembra una fialetta di siero. Infatti c'è scritto Swiss Fruit Tint Serum, quindi penso ha una consistenza infatti molto liquida. Non posso mettermelo addosso perché ho già un altro rossetto, però voglio sentire se effettivamente profuma. Tanto ha un applicatore di quelli classici tipo da gloss.
No, non profuma di frutta, penso quindi che il nome sia dato esclusivamente dal colore. In pratica questo prodotto è un tuttofare, è un siero labbra, quindi va a idratare le labbra, contiene infatti burro di karité e miele, ma può essere utilizzato anche come gloss, da solo in combinazione con altri rossetti, ma anche come primer. Anche il prossimo prodotto è super pink come gli ultimi prodotti che vi ho mostrato, cosa che non mi dispiace perché mi piace il rosa acceso ed è questa sorta di spruzzino veramente molto particolare. Mi piace il pack, soprattutto perché c'è disegnato sopra Sailor Mars, spero che si riesca a vedere. Il disegno è molto chiaro, bianco con i contorni oro e c'è scritto Venus Spa ed è una fragranza per capelli. Praticamente questo prodotto l'hanno fatto in 5 versioni, una per Sailor molto probabilmente. La fragranza di questo prodotto cambia ovviamente in base alla Sailor che è capitata nella box, quindi dovremo aprirlo per sapere di che cosa sa questo prodotto. In ogni caso contiene 21 ingredienti idratanti che però nel cartellino non vengono specificati, quindi chissà che cosa contiene. Oltre a idratare dovrebbe dare anche un tocco di lucentezza ai capelli e ho un po' paura a spruzzarlo sui miei perché li ho appena lavati, ho paura che mi li unga, però sono curiosa di sapere che gusto ha. Proviamo. Wow. Sa di parrucchiera. Non so definirlo molto bene. Sa un po' tipo di lacca quella che vi spruzzano dalla parrucchiera. Non è pesante né come profumo né come consistenza sul capello. Adesso ne ho spruzzato veramente poco perché ho anche i capelli fini e mi si ungono in un batter d'occhio. Però la profumazione è leggermente dolce e si sente un po' tipo di... Non di alcol, però quell'effetto che fa la lacca quando ve la spruzzate addosso. Questo era quindi il contenuto della box. Erano in totale 5 prodotti, come potete vedere, sono di diverso tipo, cura del viso, make-up, capelli e altre cose. Quindi sono molto entusiasta di questa box. Non sapevo bene che cosa aspettarmi e sono tutti prodotti che vorrei provare immediatamente, tranne quello per i capelli che non mi ha fatto impazzire. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa box, ma soprattutto se c'è un prodotto in particolare che vi incuriosisce e che magari vorreste vedere all'opera, magari sul blog, in un post dedicato, insomma. Fatemi anche sapere se utilizzate qualche prodotto giapponese per quanto riguarda la skincare, perché ne sento parlare benissimo, ma non so ancora tanto bene dove muovermi, o meglio, che cosa prendere, che cosa provare. Non lo so, fatemi sapere. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!